questo nuovo video è un po' tardi per filmare, ma lo stesso ho deciso di fare un video su delle trappole di Minecraft che ho creato io. Tanto oggi mio fratellino mi ha portato da scuola questo libro, Minecraft sulla pala, ed è molto bello. Parla di creazioni, robe un po' matte. È bellissimo. E va bene, adesso vi faccio vedere le mie creazioni. Ciao ragazzi, innanzitutto lo farò vedere che sto facendo la riproduzione in scala della mia nuova casa d'Amburgo. Non è ancora finita, ovviamente devo fare il giardino, però per ora sono a buon punto. Iniziamo quindi con le trappole. Questa è la prima trappola, voi dovete andare in modalità sopravvivenza di farvi attirare, cioè attirare degli zombie che per quello che vi pare vi correte e quando arrivano vi spiaccicate. Vi spiaccicate. Ovviamente quando moriranno i loro droppaggi verranno automaticamente qui. Perché? Come funziona? Cosa? Semplice. C'è un canale d'acqua che quando, una volta morti, funziona così. Loro entrano, chiudete, muoiono, aprite qua sotto, i loro droppaggi finiranno tutti qua dentro. Inoltre questo è anche utile contro i baby zombie che sono piccoli come un cubo e quindi non si fanno niente, ti possono attaccare super così, cattano e finiscono qui dentro e muoiono, perché picchiando la testa crepano annegati. Quindi questa trappola è molto utile per se ci sono tanti zombie insieme. Poi va bene, passiamo alla seconda. Questa molti di voi la conosceranno, è una delle più basiche. Ecco. Praticamente dovete mettere le porte intorno a una pedana a pressione che le comanda, poi voi saltate. Vabbè, ovviamente qui c'è un'unità creativa. Questa invece l'ho visto fare in un video, però l'ho fatto in un metodo più semplice. Anche perché funziona se voi andate e siete inseguiti da zombie, voi saltate, lo zombie non ce la farà. Ovviamente qua le frecce non mi colpiscono perché in modalità creativa è impossibile. Poi ho fatto, questa è, non so come chiamarla, potrebbe essere la stanza dei troll face. Boh. Qui ho messo sabbia delle anime che rallenta il giocatore se ci finisce. Ogni pressure plate chiude la porta, quindi il giocatore vuole uscire sarà costretto a morire di fame o quello che vi pare o quello che può succedere. L'unico metodo per uscire ovviamente è essere in modalità creativa. Questa trappola invece è un po' particolare. Dobbiamo far spawnare un certo mob che finirà in queste ragnatele. Come vedete, abbiamo uno scheletro e un creeper che lentamente stanno scendendo. Qui sotto ho messo della corda legata a dei sostegni per la corda che praticamente inviano un segnale di pietra rossa a dei pistoni qua che comprimono. Appena uno di questi due mob toccherà il fondo, i pistoni lo schiacceranno. Ecco, qui abbiamo il creeper. Ecco, e iniziano a morire. Se loro si avvicinano qua, i pistoni verranno attivati questi pistoni. L'unico problema di questa trappola è raccogliere i droppaggi. Perché? Perché i droppaggi, qui non li abbiamo avuti in questo caso, comunque tengono attiva la corda e quindi sarà impossibile andare a raccogliere. Poi abbiamo l'ultima trappola che a me piace molto. In pratica, scusate un secondo, mi sono dimenticato. Ecco qua. Dovete fare una finta casa se siete in un server online. Qualcuno vuole rubarvi una chest, quella chest sarà vuota. Chiunque vuole entrare non vedrà che dietro a questi scalini, qua esattamente, c'è una pressure plate perché gli scalini fanno sì che risulti invisibile. Loro accidentalmente
schiacceranno, verranno spremuti come delle arance e quindi moriranno. Se ciò non accade, non accade. Il muro dietro si chiude e non è che andando fuori dalla pressure plate si riapre, no, 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 rimarranno lì intrappolati. L'unico metodo per uscire fuori, adesso simuliamo di essere fuori, perché questi non sono pistoni appiccicosi, ricordiamo anche questo. L'unico metodo è appunto... Secondo. Questo. Praticamente questi pistoni appiccicosi respingeranno i blocchi al loro posto originale e questo può essere fatto solo da fuori. Quindi il proprietario della casa vede che il muro è chiuso, qualcuno è entrato e voleva prendere la cesta. Apre, lo trova e lo uccide, a meno che non sia già morto. E poi invece qua volevo far vedere dei piccoli trucchetti. Allora, innanzitutto, anzi un piccolo trucchetto. In modalità creativa, se voi vedete un blocco di terra, voi lo volete, dovete schiacciare la rotellina del mouse e voi ce l'avrete. Ovviamente non è detto che il vostro mouse abbia la rotellina, ci sono varie versioni, ma se il vostro mouse ha la rotellina, vogliamo un creeper, uovo di creeper, vogliamo l'erba, erba, vogliamo la pietra, pietra. Vogliamo quella pietra, questa strana, adesso mi trovo lampada di pietra rossa, lampada di pietra rossa. Vogliamo un iPhone grosso, iPhone ancora più grosso. E niente, spero di essere stato d'aiuto, anche se non erano molte. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Buonanotte e saluto tutti gli amici Elano.